Uno dei segreti della vittoria del campionato da parte della Nurese è la grande capacità realizzativa. Quello verde-azzurro con 51 gol è il miglior attacco del torneo. La formazione di Bernardo Mereu è stata definita in più di un'occasione una cooperativa del gol perché ha mandato a bersaglio un gran numero di giocatori. L'unico in doppia cifra però con 12 reti all'attivo è Emanuele Alessandri. Per squalifica ha saltato la sfida decisiva col Castiadas, ma al termine della gara ha manifestato ai nostri microfoni tutta la sua soddisfazione per la vittoria del campionato. Emanuele Alessandri, oggi avete coronato un sogno, la vittoria del campionato. Oggi purtroppo tu non c'eri per squalifica, però voglio dire, con i tuoi 12 gol hai dato un contributo fondamentale a questa vittoria. Sì, mi sono molto contento, sinceramente era l'obiettivo di inizio campionato che ci siamo posti tutti fin dal primo giorno. Oggi siamo riusciti, abbiamo centrato l'obiettivo. Per quanto riguarda me, mi dispiace non essere stato presente in campo, però sono stato presente in tutte le altre partite, quindi sono contento, voglio dire, l'importante era centrare l'obiettivo. Poi, voglio dire, quello che è stato fatto durante l'anno, voglio dire, rimarrà nel mio cuore, voglio dire, è un obiettivo che mi ero prefissato. Avevo due obiettivi quest'anno, quello di giocare con mio fratello e quello di vincere il campionato con la Nuorese. Credo di esserci riuscito. C'ho un altro obiettivo personale, di arrivare a 15 gol. C'ho due parti a disposizione, speriamo di centrare anche quello. Però sono veramente soddisfatto, voglio alla mia età e riuscire comunque a vincere un campionato in questa piazza da protagonista, poi ripeto insieme a mio fratello che era un sogno mio poter giocare con lui, è veramente una cosa indimenticabile che non dimenticherò mai.